Grazie Presidente. Allora, prendo spunto dalla consigliera Bonvin quando afferma il termine coerenza. Allora, subito per dire che incoerenza su quanto così dichiarato dai colleghi, su quanto dichiarato dai colleghi in maniera direi esaustiva, più che esaustiva, Giannelli e Europeano, evidentemente anticipo per conto del gruppo della Libertà, per quanto concerne l'argomento bilancio, un voto contrario. Per quanto concerne invece gli altri argomenti relativi agli emendamenti e all'ordine del giorno presentato questa sera, riteniamo di astenerci, quindi la nostra posizione sarà un voto di astensione. Per quanto riguarda il bilancio, volevo soltanto fare un appunto, anche perché ormai tante cose sono state dette e molto probabilmente molte delle cose sono state già così discusse. Mi premeva tuttavia così evidenziare alcuni aspetti. La prima, per quanto concerne l'emendamento sulla TARSU relativamente alle concimaie, il 30%. Mi fa specie vedere questa sera che l'assessore al bilancio pratica una modifica di questo regolamento quando negli anni scorsi avevano chiesto così di rivederlo per altri temi relativamente alla tassazione sui rifiuti e ci è sempre stato detto che il regolamento non è modificabile. Questa sera invece, per quanto riguarda così la riduzione sulle concimaie, il regolamento è modificabile. Credevo che ci fosse anche l'opportunità per altri temi così altrettanto importanti come le concimaie, insomma, di poter valutare questo regolamento. Per restare in tema di regolamento TARSU, naturalmente sono un paio d'anni, anche se le finanziarie di anno in anno prorogano l'applicazione di questa tariffa, siamo rimasti così a un incarico formulato da questa amministrazione, l'AGEA, che avrebbe dovuto studiare il trapasso di queste due formule di tassazione. Siamo ancora oggi così, in attesa di sapere come è finito questo incarico, che mi pare sia costato, almeno da quanto detto nel precedente bilancio, 30.000 euro, tanto per capire a che punto sta lo studio di trasformazione dall'attuale tassa alla tariffa. Si è parlato di tanti temi, io così un po' per quanto mi compete tendo così a dare un'informazione che non è mia ma è così di dominio pubblico. Nell'ultimo rapporto 2009 del Politecnico di Milano, pubblicato sul Sole 24 Ore di gennaio di quest'anno, si evidenzia che la città di Pordenone in rapporto agli abitanti ha un vertiginoso grado di costruzione in termini di metri quadri, quindi si sono costruiti tantissimi metri quadrati in rapporto agli abitanti, quindi sulla privazione di suolo diciamo noi siamo tra i primi in Italia per costruire, questo come dato così di cronaca. Un altro dato che mi fa così non piacere ricordare, ma comunque così evidenziare, è che sulla fiscalità naturalmente io apprezzo il gesto in questo bilancio fatto dall'amministrazione di così non voler applicare un'aliquota piena al 5,5 per quanto riguarda gli immobili iscritti ad uso residenziale per un periodo temporale di 180 giorni, ma lo stesso principio poteva essere tranquillamente applicabile anche all'uso diverso. Questo per dare una mano al mercato, così al commercio in crisi, anche perché sappiamo che ci sono parecchie unità immobiliari, indipendentemente dalle abitazioni, che attualmente soffrono. Pensavo che questo potesse essere un pacchetto così anticrisi per quanto riguarda per favorire l'impresa e il commercio in genere. Invece qua vedo che sostanzialmente si dà un qualcosa, ma è un qualcosa di molto limitato e molto circoscritto, che sicuramente ben poco riuscirà a sostenere. Per quanto riguarda l'alienazione dei beni immobili dell'amministrazione comunale,
io vedo che ci sono, oltre che naturalmente alcuni così, immobili, la vendita di 9 appartamenti. Mi domando, è un momento ideale per vendere questi appartamenti? Questi appartamenti non rendono nulla? Insomma, io credo che anche l'assessore Bevilacqua all'ultimo Consiglio delle Autonomie Locali ha partecipato alla proposta di legge dell'assessore Rosalén, che naturalmente sulla legge di riforma dell'autonomia dei giovani prevede che tutti i comuni in possesso di beni immobili concedano questi immobili naturalmente ai ragazzi per quanto riguarda o alle famiglie disagiate. Il fatto di privarsi attraverso l'alienazione di questi beni immobili, naturalmente il comune sicuramente non avrà più questa proprietà. Beh, mi complimento che l'amministrazione sia riuscita comunque a garantire servizi alla collettività in forma efficiente ed efficace, pur in un periodo di carestia di risorse e di crisi economica. Quindi, così paradossalmente, a volte le crisi sono più salutari di quanto non sembrano, perché se si riesce a garantire i servizi con meno soldi e meno tassazione, sicuramente un bel esempio per tutti. Grazie.